Un ruolo da esercitare con fermezza, determinazione, ma soprattutto con rispetto di tutti ed evitando personalismi. Così ha spiegato di voler interpretare il suo compito il nuovo procuratore generale di Catanzaro, Giuseppe Lucantonio, ex procuratore aggiunto di Napoli, nominato dal CSM come successore di Beniamino Calabrese, avvocato generale della Corte d'Appello che ha rivestito il ruolo di facente funzioni dopo il trasferimento di Otello Lupacchini, in seguito al procedimento disciplinare scattato dopo le dure critiche rivolte al procuratore Nicola Gratteri all'indomani dell'operazione Rinascita Scott. Sono onorato di servire la magistratura di Catanzaro e lo Stato a Catanzaro. Del resto sono anche per metà figlio di madre calabrese, quindi qualcosa di Calabria conosco, qualcosa sulla Calabria ho fatto nel mio passato quando ero sostituto per una serie di processi nei quali abbiamo trattato i collegamenti tra alcuni clan calabresi e quelli napoletani, e quindi tutto sommato ritengo di poter dare un utile contributo insieme a tutti quanti gli altri capi degli uffici per andare avanti e fare che sì che questo distretto, che è virtuoso rispetto a tanti altri, lo sia ancora di più. Alla cerimonia di insediamento nell'aula della Corte d'Appello, presieduta dal presidente Domenico Introcaso, hanno preso parte tra gli altri il presidente del Tribunale Rodolfo Palermo, il procuratore Nicola Gratteri e il procuratore generale di Napoli Luigi Riello. Io penso che tutti i lavori sono lavori di squadra. Il lavoro della procura, per esempio, di Catanzaro è la testimonianza che una squadra di sostituti ben guidata può fare bene e ha fatto molto bene. Poi solo chi non fa non sbaglia. Il fatto che ci possa essere una visione diversa da parte di un giudice rispetto all'altro giudice è un fatto fisiologico, è un fatto che va valutato e impugnato nelle sedi competenti, è un fatto che non si può stigmatizzare quando c'è l'onestà.